Mio Dio, devo fare qualcosa assolutamente, cos'è? Qual è il metodo che utilizzo per organizzare le mie giornate? Buongiorno, sono Emma e oggi volevo parlarvi un pochino di un classico argomento da inizio dell'anno, e cioè quello dell'organizzazione. Mi capitano spessissimo domande sul come organizzo le mie giornate, anche perché spesso negli spezzoni dei miei vlog mi vedete usare dei calendari e un'agenda e mi chiedete spesso appunto qual è il metodo che utilizzo per organizzare le mie giornate, soprattutto perché sono una studentessa universitaria e lavoratrice e ho una casa mia, quindi insomma mi devo occupare di diverse cose, devo riuscire a conciliare e trovare un vero equilibrio che sia efficace appunto tra vita, studio, lavoro, che non è sempre facile, però per il fatto di organizzarsi, di avere un qualche posto in cui c'è scritto tutto quello che devo fare, le tempistiche con cui devo farlo, sicuramente mi aiuta. Quindi oggi volevo parlarvi un pochino del mio metodo per organizzarmi, che ovviamente però non sarà mai uguale per ciascuno di noi, perché ognuno ha un pochino il metodo con cui si trova meglio. E io stessa in realtà non uso neanche un solo strumento, cioè non uso solo un'agenda cartacea o solo i calendari sul computer, uso un pochino un mix di elementi diversi con cui però mi trovo estremamente bene, quindi volevo un po' condividere con voi la mia tecnica appunto di planning per la mia vita, sperando che possa essere utile magari a qualcuno di voi che sta cercando un po' di ispirazione, soprattutto in questo periodo del nuovo anno, quando siamo tutti in cerca di modi per migliorare la nostra vita, renderla più efficiente. E quindi cominciamo da lei, che è la mia agenda. Sono anni, anni e anni che provo a usare un'agenda, ma non sono mai riuscita prima di quest'anno a usarla davvero in maniera consistente. La compravo e mi gasavo, e quindi cominciavo a segnarmi le cose per tutto l'anno e poi dopo 2 settimane già smettevo di usarla quotidianamente. Quindi non è stato facile riuscire effettivamente ad abituarmi a usarne una tutti i giorni, però quest'anno è stata la volta buona che effettivamente ho trovato un metodo con cui mi trovo bene, e secondo me dipende anche dal tipo di agenda tantissimo, e questa che ho trovato è davvero perfetta per come mi trovo bene io, perché la cosa che davvero mi piace è che ci sia la visuale settimanale. Quella era una cosa importante per me, perché ci sono le agende che hanno un foglio per ogni giornata, ma quello per me è davvero troppo spazio, anche appunto soprattutto perché lo uso in combinazione con altri strumenti. Quindi qua principalmente è il posto in cui segno le mie cose da fare, ed è comodo perché le posso segnare appunto per giorno e ho una visione globale in tutta la settimana di quali sono le cose principali che devo fare, a cui devo prestare attenzione. Quindi appunto per quanto riguarda l'agenda, questo è il modo in cui la uso, e cioè utilizzando dei diversi colori, perché io sono una persona che ha una memoria molto visiva e mi aiuta tantissimo a vedere le cose suddivise per colori, ad avere una visione subito di primo impatto, e lo vedrete anche col mio calendario sul computer, appunto, che suddivido molto gli impegni per colori, appunto perché ho tante aree della mia vita che devo equilibrare. Quindi ad esempio io uso il verde per YouTube, tutti i video che devo postare, quando devo fare un'anteprima, quando devo filmarli. Uso l'arancione per tutti gli impegni di vita quotidiana, tipo se devo fare sport oppure se devo fare la lavatrice, per dire, o lavare i pavimenti, queste cose entusiasmanti della vita quotidiana. E utilizzo invece il rosa per lo studio, e hanno tutti quanti una sezione diversa, quindi qua nella parte alta ho le cose su YouTube, qui sotto le cose per lo studio, qui ho una fila in cui scrivo semplicemente in nero i video settimanali che andranno online tal giorno, quali sono. Quindi ogni cosa ha una sua posizione sulla pagina, perciò quando guardo sia la singola giornata che la settimana ho subito un'idea chiara più o meno di quello che mi aspetta, di se devo concentrarmi principalmente sullo studio oppure c'è un video che devo far uscire urgentemente, oppure devo fare, che so, la valigia, cose del genere che non devo dimenticarmi. E altra cosa è che invece segno gli eventi importanti in nero. Per farvi un esempio, qua sopra ho segnato restituisci libri, perché devo riportare dei libri in biblioteca e quella è la scadenza, e le schede in nero sono tutto quello che è urgente per un singolo giorno, cioè che proprio quella è la data in cui devo fare una tal cosa. Perché mentre magari studia il capitolo 1, sì, sarebbe ovviamente meglio se lo facessi lunedì, però ecco, se anche proprio dovessi spostarlo a martedì per un motivo o per l'altro, probabilmente non sarebbe la fine del mondo. Mentre appunto ci sono certe cose che devono essere fatte uno specifico giorno, che so, la valigia, cose che devo ricordarmi assolutamente, e quindi ogni settimana ho 2 o 3 scritte nere che sono proprio la primissima riga di ogni giorno, e questo è l'aspetto che alla fine hanno le mie settimane. Mi segno le cose da fare man mano che le ho fatte, e non c'è soddisfazione più grande di poter cancellare una voce dell'agenda, ve lo assicuro. E per essere sicura di non dimenticarmi niente a fine giornata, mi segno anche un segno di spunta in fondo alla pagina, così sono proprio sicura che tutto quello che dovevo fare in quella giornata l'ho fatto, e se manca qualcosa lo trascrivo di nuovo nel giorno dopo, così non rischio di lasciarmi qualcosa indietro magari e dimenticarmelo. Ultima cosa specifica che faccio per organizzare l'agenda: ovviamente nella parte alta c'è un piccolo quadratino su questa particolare agenda, che tra l'altro è di Paper Blanks, ovvero non ho mai trovato un'agenda a livello proprio di impaginazione con cui mi trovo così bene, quindi è consigliatissima
se anche voi ovviamente avete lo stesso schema mentale per organizzarvi, e cioè quello un po' più settimanale che giornaliero. Come dicevo appunto, nei quadratini qui in alto nella pagina mi segno cose tipo i viaggi, se sarò fuori città il tal giorno, così so anche che in quei giorni mi sarà probabilmente impossibile fare certe cose e quindi devo riuscire a terminarle nei giorni precedenti della settimana. E invece qui in fondo alla pagina c'è una specie di mini spazio vuoto in cui mi segno le cose che dovrò fare in qualche momento ma che non hanno, diciamo, un giorno specifico di riferimento. Ad esempio mi sono scritta di pagare le bollette nella prima settimana di gennaio, ma appunto non c'è un giorno specifico ovviamente per farlo. Mi ero scritta che sono i regali di Natale da comprare, cose del genere. E ultimissimissima cosa, un po' più particolare, diciamo fuori dalla routine quotidiana, è che quando ci sono delle cose particolarmente importanti da ricordarmi, ma appunto anche quelle non sono collegate a un giorno specifico, me le scrivo su un post-it. Vabbè, poi c'è questa scritta tesi che intimorisce parecchio e me la porterò avanti per un po'. Questo post-it semplicemente si riferisce a una cosa importante che devo ricordarmi, ma appunto non ha una data specifica, quindi in caso posso semplicemente staccarlo e spostarlo. Però sono cose urgenti che non devo dimenticarmi per nulla al mondo. Poi in fondo le pennine colorate, senza di loro la mia mente organizzata andrebbe in crisi. E qui nell'ultimissima pagina, tra l'altro, avevo messo adesso per esempio un paio di post-it con le materie che dovevo studiare per gli esami della sessione invernale, semplicemente per segnarmi mano a mano i capitoli che completavo e avere un pochino un'idea generale di a che punto ero. E basta, questo è più o meno quanto per come mi organizzo con l'agenda, che è appunto quella principalmente che uso per i miei to-dos, quindi le cose che devo fare quotidianamente. Tra l'altro all'inizio dell'agenda è anche comodo perché c'è proprio una visione dell'intero mese singolarmente, quindi certe cose come i compleanni, i viaggi, me lo sono trascritto ovviamente anche qui. E questo è quanto appunto per la porzione agenda della mia organizzazione. E questa è proprio quella che sta sulla mia scrivania in casa appoggiata, e ogni giorno la mattina controllo per avere un'idea di cosa dovrò fare, e a fine giornata appunto ricontrollo che sia tutto regolare e che non mi sono dimenticata niente. E ecco, sarà una cosa forse solo mia, però proprio il fatto di cancellare fisicamente da un foglio di carta un'attività mi dà molto più senso di completezza e di produttività a fine giornata, piuttosto che magari usare solo strumenti online. Questo è il motivo anche principalmente per cui mi piace comunque avere un qualche strumento cartaceo di riferimento, appunto perché mi fa sentire produttiva e non c'è soddisfazione più grande proprio di vedere a fine settimana tutte le cose che ho fatto e potermi dare una pacca sulla spalla di congratulazioni. E oltre all'agenda, gli strumenti che uso sono altri due, e invece questi sono online, principalmente perché rispetto alla carta la comodità dell'online, soprattutto se sono appunto sincronizzati, quindi hai qualcosa che è accessibile sia dal cellulare, sia dal computer, sia dall'iPad, è molto comodo perché se c'è una cosa che ti devi segnare mentre sei in giro, probabilmente sull'agenda mi dimenticherei assolutamente di farlo, mentre quello è un modo rapido e accessibile per segnarmi qualunque cosa ed evitare di dimenticarmela. E quindi appunto le cose che uso sul cellulare, che si sincronizzano appunto con tutti gli altri strumenti iCloud, sono sia il calendario, quello di base di Apple, quello iOS, che in realtà l'ho sempre usato, davvero sono anni che lo uso, non ho mai smesso, mi ci sono sempre trovata benissimo, soprattutto perché anche qui c'è modo di dividere tutto in base ai colori, e anche questo mi dà proprio una percezione chiara di come la mia settimana è divisa. E questo è il calendario, lo uso principalmente non per le cose da fare, ma proprio per gli impegni fissati per un certo orario, giusto per essere sicura di non dimenticarmelo e sapere esattamente nella mia giornata a che ora devo essere e dove. E appunto mi piace tantissimo proprio il fatto di poter vedere chiaramente come è divisa la mia settimana in base ai colori, anche perché appunto uso l'azzurro per gli amici, il rosa per l'amore, il giallo per lo studio e l'università, l'arancione per lo sport, il rosso per tutte le cose importanti tipo gli esami, e poi il grigio per le cose da fare io da sola, tipo la spesa o il parrucchiere, cose del genere. E questo appunto è molto semplice, intuitivo, comodo perché appunto se inserisci magari una cosa dal cellulare mentre sei in giro e poi guardi il calendario dal computer si aggiorna automaticamente. È proprio semplice da usare e comodo per avere una visione di insieme anche qui di tutta la settimana e non dimenticarmi nessun impegno, perché se dovessi basarmi sulla mia memoria e basta non sarei mai puntuale da nessuna parte. E poi appunto poter vedere tutto così mi aiuta anche a capire cosa manca. Se vedo un sacco di giallo dell'università mi viene in mente che forse dovrei anche concedermi un attimo di pausa, o viceversa se vedo le giornate vuote mi viene voglia di riempirle con qualche impegno. E io sì, sono molto una programmatrice che ama sapere le cose in anticipo e appunto poter avere un'idea chiara della settimana, anche per potermi appunto gestire io invece nei tempi morti che ho a casa o quando voglia di farmi un giro, per non cavallare le cose ed essere più efficiente possibile, anche se poi è ovvio che a volte arrivano gli impegni dell'ultimo minuto e quelli... Ah, PS, una cosa molto comoda del calendario, tra l'altro, che è un po' un effetto collaterale ma ho trovato utile in diverse circostanze, è anche il fatto che si possa consultare dopo. Non sapete quante volte mi è capitato che qualcuno mi chiedesse cosa stavo facendo il tal giorno alla tal ora? E grazie a lui è dal 2015 credo che lo uso, so letteralmente cosa ho fatto ogni giorno dal febbraio 2015 in poi, quindi
Quindi non si sa mai che vi accusino di un omicidio o qualcosa del genere, avete la prova. Potete trovare il vostro alibi, anche se fosse un crimine di 3 anni fa, sarete al sicuro. E infine l'altra cosa sempre digitale che uso è un'app, che uso anche questa da tanti tanti anni, mi ci sono sempre trovata molto bene, che si chiama Wunderlist. E questa è per cose un pochino più random, nel senso che sì, ho una sezione per i to-dos dove mi segno magari cose che hanno anche lì una scadenza precisa, quelle me le segno appunto sia sul calendario che sul cellulare, più che altro perché così posso impostare un promemoria, quindi delle cose che magari vanno fatte fra un mese da adesso mi metto il promemoria per il giorno prima, così appunto sono sicura di non dimenticarmi scadenze particolari o cose che devo ripetere una volta al mese, come che so, di fare il backup del computer o appunto pagare le bollette, cose del genere. E quindi appunto quello è comodo perché si resta sempre aggiornati e non si rischia di dimenticarselo, perché appunto anche se la mattina magari esci senza guardare l'agenda di fretta, c'è il promemoria sul cellulare. Quindi ho una piccola sezione che appunto ho chiamato cose da fare appunto today, tomorrow e this week, oppure later, quindi ho le cose più urgenti da fare proprio nell'immediato. Se magari appunto sono in giro e mi ricordo che devo fare la spesa, me la segno e metto un promemoria, così sono sicura di non dimenticarmelo magari mentre sto tornando verso casa. Cosa da fare questa settimana, appunto su delle scadenze appunto tipo quella restituzione dei libri in biblioteca, me la sono segnata anche qua ad esempio. E poi cosa da fare più avanti appunto sono quelle cose tipo il backup cellulare, computer o un promemoria proprio che ogni mese me lo ricorda. E poi però invece quest'app la uso anche per tutte le altre cose che devo ricordarmi e più che altro di cui devo tenere traccia, tipo lo studio. Ho una nota apposta che si chiama studio con le varie materie e qua mi segno un po' alla volta i vari capitoli quando li finisco. Ne ho una con tutti i video che dovranno uscire e mi segno il progresso, mi segno quali step mi mancano per poter esportare e pubblicare il video. È utile anche appunto per fare un po' di brainstorming, tipo ho una nota per i propositi 2020, una per le idee dei video random, una per delle cose da comprare che mi vengono in mente, oppure film da vedere che magari mi vengono consigliati, libri da leggere, cose del genere. Quindi è un'app un pochino in generale per le liste appunto di tutto quello che mi voglio ricordare e non solo proprio per gli impegni quotidiani. Quindi sì, sono 3 strumenti diversi ma li uso in modo abbastanza integrato e di fatto mi sono sempre trovata benissimo. Poi è chiaro che appunto ognuno di noi troverà un po' la sua combinazione che funziona e potrebbe usare solo strumenti cartacei o solo digitali, oppure appunto mischiarli un pochino prendendo quello che funziona e quello che non funziona, anche perché appunto io ho scoperto un po' negli anni quali sono le tecniche che funzionano di più per me per restare aggiornata, perché a forza di tentativi non so quante agende appunto ho provato a comprare che però non ho mai usato dopo la seconda settimana perché non erano appunto impaginate nel modo più utile per me. Quindi appunto non abbiate paura di sperimentare un pochino con vari metodi di organizzazione se vi sentite un pochino come se la vostra vita fosse sotto sopra e vi dimenticate impegni, avete paura di perdervi per strada qualcosa di importante o anche solo per un periodo, magari se avete un periodo un pochino intenso della vostra vita, magari quello della stesura della tesi o avete degli esami e volete appunto un modo un pochino più efficiente di tenere traccia, anche perché a volte per me nello specifico almeno avere proprio tutto scritto da qualche parte fa sentire più tranquilli. Capitano quei periodi un po' stressanti in cui ci si sente proprio un pochino sopraffatti da tutte le cose da fare e non riusciamo neanche a ricordarci cos'è che dobbiamo fare, però siamo in generale proprio preoccupati, in uno stato un po' d'ansia. E quindi avere semplicemente un posto dove sapete che vi segnate tutto e quindi qualunque cosa dovete fare è vostra responsabilità, è scritta da qualche parte, quindi non avete modo di dimenticarvela, a me ha fatto fare qualche sonno tranquillo in più, perché almeno non mi sveglio alle 2 di notte dicendo oddio qual era quella cosa che dovevo ricordarmi, oddio devo fare qualcosa assolutamente, cos'è? Quindi ecco, se può essere un metodo per essere un pochino più efficienti e anche per tranquillizzarvi un po' nella vita quotidiana, ben venga. E fatemi sapere qui sotto quali sono i vostri metodi preferiti per organizzare la vostra vita, perché appunto io sono una fanatica di queste cose dell'organizzazione, mi divertono, mi piacciono, mi motivano a fare di meglio nella mia vita quotidiana. E ultimissima cosa che non vi ho ancora detto è che poi oltre a tutte queste cose ho anche proprio appeso alla parete un calendario a mo' di lavagna che ho comprato su Amazon qualche anno fa e lì all'inizio di ogni mese mi segno proprio un po' la panoramica del mese, principalmente con appunto quando sarò in viaggio, compleanni, gli impegni più importanti, e quello è proprio come punto di riferimento del cosa mi aspetta nel mio mese. E quindi basta, spero che questo video vi abbia dato un po' di ispirazione per iniziare questo nuovo anno. Appunto spero che le vostre prime settimane dell'anno siano andate bene e che stiate continuando con i vostri propositi. Fatemi sapere appunto qua giù quali sono i vostri metodi o se avete consigli particolari per organizzare la vostra vita. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!